Ciao ragazzi! Bentornati a Top Ten List. Come sentite, abbiamo entrambi i raffreddori, cioè siamo un po' malaticci. Ma comunque, questa sarà una Top Ten List molto particolare. Perché? Perché quest'estate noi andremo in tour con Tuborg. Tuborg ci ha invitato in questo fantastico viaggio attraverso le città italiane e insieme a noi ci saranno altri youtuber e soprattutto le telecamere di MTV che riprenderanno tutta la nostra esperienza, il nostro viaggio. Ma sapete qual è la cosa più figa? Mette, tu la sai. Io la so, digliela. Qualcuno di voi potrà venire con noi in questa avventura a fare casino, a fare bordello, a ballare. Bordello! Ballare così. Esatto, ragazzi, uno di voi potrà venire insieme a noi in questo tour. Ed è per questo che stiamo cercando il compagno di vacanze perfetto. Perché di fatto vivremo insieme un sacco di giorni. Ecco quindi le 10 caratteristiche che deve avere il nostro compagno di vacanze perfetto. Via! Al numero 10 non dovete urlare al mattino presto, perché dovete sapere che quando io mi sveglio ci metto 2 ore a carburare. Buongiorno. Buongiorno. Dormito bene? Ma ho dormito meglio, eh. Se non prendo il caffè, ancora peggio. Quindi rimango così imbambolato. Se voi gli parlate al mattino, lui non vi risponde. E se urlate, gli date fastidio. Alla numero 9 abbiamo inserito deve avere un umorismo fuori dalla norma, ovvero deve essere un po' come noi, che fa battute di continuo, che scherza, che gioca. Mi rotto il cazzo. Essendo il duo più pazzo del web, stiamo cercando un terzo membro degli HMET per diventare il trio più pazzo del web. Ragazzi, diventeremo il trio più pazzo del web e facciamo bordello! Casino! Alla numero 8 deve essere un avventuriero. Insomma, dovete essere un piccolo Indiana Jones. Dovete amare viaggiare, dovete amare stare in compagnia durante il viaggio. Sì. Sono piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato è qualcosa di più. Ma soprattutto, soprattutto, dovete saper affrontare le sfide più assurde. I piedi di Accattino nel giro di mezz'ora hanno infettato uno tsunami di puzza di merda. Al numero 7 deve essere ordinato, perché io sono già una persona disordinatissima. Tu non sei disordinatissimo. Peggio. Sei peggio. Sei quindi l'evoluzione del delirio. Un'altra persona disordinata, poi non ci troviamo più. Tipo, già mette piccolino. Se mettiamo tutti i vestiti in camera sparsi, non lo troviamo, poverino. Quindi deve essere ordinato. Possibilmente deve mettere in ordine anche le mie cose, no? Non si può. Allora, cos'è? Allora, spiegami questa roba. Perché è così fuori? È di Matt. Cosa? Questa schifa. Ah, ma qual è suo? La sulla mano. Guarda. Suo. Ma perché devo disfare le valigie? Ma siamo arrivati adesso. Ho detto mi sdraio mezz'ora. La caratteristica numero 6 è deve saperci consolare nei momenti tristi. Perché noi HMET siamo delle persone lunatiche, ma molto lunatiche. Passiamo da uno stato di euforia totale, Luigi Bardo, a uno stato depressivo cronico. Ragazzi, mi accendete il fuoco, vi prego. E abbiamo bisogno di una spalla su cui piangere. Cioè, io soprattutto, perché queste spalle sono fradici ormai di lacrime. Manca un po' vivere insieme a te. Sì, lo sapevo, ma non ti preoccupare, presto torneremo tutti insieme a vivere together and never. E non vi sorprendete se a un certo punto Matt inizia a cantare canzoni triste, sono cose normali. Ecco, tu dovrai cantarle insieme a noi. I'm a little maid flame. E io in cambio ti darò solo tantissimo love. Tanto love, tanto love. Al numero 5 devi saper stare davanti a una telecamera, perché noi riprenderemo tutto, no? E quindi vogliamo che anche voi siate protagonisti del nostro video. È un'esperienza bellissima essere sul canale degli HMET. Ciao. Anche voi dovete essere protagonisti del nostro video, ma soprattutto perché ci saranno anche le telecamere di NTV. Sì. Quindi non è possibile che appena ti vedi questa cosa davanti, sì, ti vengono i sudori freddi, l'ansia e scappi via. Oppure ti nascondi dietro un angolo, no? Dovete essere esibizionisti. Esibizionisti. Alla numero 4 devi conoscere almeno 5 video degli HMET a memoria. Questo per dimostrarci che tu sei un nostro vero fan e soprattutto che conosci le nostre personalità disturbate. Che sai chi è Matt e sai chi è Luca. Perché vivere con noi, ragazzi, non è facile. Se già ci conoscete, sapete i nostri video a memoria, cosa che io non so, sapete con chi avete a che fare. Siete dei due disturbati mentali. Quindi dovete andare in giro con noi e fare Ewiwa.
Allora, numero 3, devi essere pronto a tutto. Perché se sei un uomo riceverai affetto random, tipo abbracci così a caso. Finalmente ho trovato il coraggio di dirti quello che provo per te. Ma io non provo nulla. Tu sei una persona molto calma, ma per me vali veramente tanto. Grazie, caro. Quindi però io decido di donarti questo anello con tutto il mio cuore e chiederti se vuoi passare tutta la mia vita con me. L'hai messo sul dito giusto, peraltro. Ma se sarai donna, devi sapere una sappi cosa. Che sia il Matt, sia il Luca ci proveranno con te spudoratamente. E ovviamente non ci riusciremo. Oppure tutte e due anche. Però tu devi essere pronta, perché noi ci proveremo. Avremo dei scarsissimi risultati, come sempre andremo in bianco. Ma perché a noi piace solo provarci poi. Sì, è bello quello, provarci. Alla numero 2 devi saper fare le faccende di casa. Ebbene sì, perché quest'uomo non ha mai voglia. La pulizia! Qui deve essere tutto ordinato, pulito, avanti! La pulizia! Noi moralmente ti aiuteremo. Cioè, nel senso, sdraiati sul letto, messi così, con una bibita in mano. Ti guarderemo pulire casa. Ma ti parleremo anche, ti aiutiamo in quel modo. Ovviamente anche quando sarà il tuo turno, perché ci sarà anche il nostro. Il problema è che il nostro sarà... Beh, il mio dura, realizzato malissimo. Il mio dura 30 secondi per la voglia, il suo massimo un minuto per la vecchiaia, il tuo magari 2-3 orette. Ma mi sembra molto giusto. Anche a me. No? La bella lava il fosso, la vanella e mulat, barbabietto le spinaschi, che veraltero, che veraltero. Alla numero 1, la caratteristica fondamentale. Devi amare la musica. Sì, perché questo tour sarà un tour attraverso dei concerti, quindi si parla di musica, devi amare la musica, tutti i generi musicali, devi saperti divertire a un concerto. Passo le notti in paranoia uguale nel risveglio, io non mi accontento mai in piano, per quel poco che può avere un uomo sai che potrà avere ancora meno. Ma soprattutto, soprattutto, devi saper saltare un casino. E muovere la testa così. E muovere la testa così. Fondamentale. Se volete venire in tour con noi insieme a Tuborg, non vi rimane che mandare o una foto o un mini video e caricarla sul sito che trovate in sovraimpressione, oppure nel link nell'info box. Mi raccomando, dovete essere maggiorenni. Mi raccomando, maggiorenni. Questo perché viaggeremo un sacco, andremo in un sacco di posti, dormiremo in un sacco di posti e non vogliamo di certo perdervi, anche perché è già successo con lui. E quindi tu devi già pensare a me, non puoi metterti a... Esatto, è un casino. Entro l'11 giugno noi sceglieremo il nostro compagno di avventura che ci accompagnerà in questo strapparty people tour di Tuborg. Mi raccomando, mandateci i vostri curriculum, condividete le vostre foto e mini video e ragazzi ci vediamo... Cosa stai facendo? Guarda. Ah, share ragazzi. Condividete le vostre foto e mini video, mi raccomando. Noi ci vediamo alla prossima. E soprattutto Ehi, WeWa!